a tutti ragazzi, sono MattBoy120 e bentornati sul Signore degli Anelli, la guerra del nord, la guerra del nord. Bando alle ciance, ciance alle bananti, cominciamo con Farin, pion di erbo. Attenzione, stai per avviare il gioco, confermo, sì, avvia il gioco. Oggi quindi è venuto questo dalla roulette 120, quindi pazienza, facciamo questo. Tanto ci eravamo lasciati in sospeso l'ultima volta e sarà bene continuare. Cosa no? Dobbiamo rifare la battaglia. No, un attimo, mi sa che questo è l'assalto. Ci rivediamo dopo. Ed eccoci qua. Ho ammazzato il troll di nuovo. Arriva qualcuno. Sì. Fail. Sconfiggere un troll in combattimento non è un'impresa da poco. Sembra che siamo dalla stessa parte. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Permettici di offrire una mano. Questa cosa dà parecchio fastidio, che ognuno finisca sono impallato. Le frasi degli altri. Ma pazienza. Continua. Numero di aggettivi. E continuiamo con i due elfi. Sei tu? No. Weasley. Trovati, amici miei. Ci avevano detto che potevamo trovarvi qui. Sono davvero felice di vedervi. Permettetevi di presentarvi i miei compagni. Eradan dei Dunedain e Farin di Erebor. Vi presento Eladan ed Elroir, i figli di Elrond Mezzelfo. Mezzelfo. È un piacere fare la conoscenza di guerrieri tanto abili e coraggiosi. Guardaci in faccia quando ci parli, please. La grande acqua. No! Capitano ovvio, no, non c'è la funzione. Che c'è, capitano? Sì. Beleram è il suo nome. Ben fatto. Ma cosa ti porta a Forno? Siamo qui su richiesta di Aragorn. Ma perché Aragorn vi manderebbe a Forno? Ha saputo della forza goblin riunita qui. Questa è ben più di una semplice riunione di goblin. Eravamo con i Raminghi al guado del Sarn, quando siamo stati attaccati da cavalieri neri venuti da Mordor. È una pessima notizia. Ma non spiega perché Aragorn vi manderebbe qui. I cavalieri neri sono in combutta con un uomo chiamato Agandar. Lascio parlare lui, ovviamente. Aragorn desidera che tu distragga Agandaur. Sì, questa è la nostra missione. Ma ora che abbiamo unito le forze, possiamo non limitarci a distrarlo. Tagliamo la testa a quel serpente di Sauron. Ottima idea. Ma perché non dici quello che seleziona? È sicuramente nella cittadella, nel cuore della città. Dobbiamo cercare di arrivare lì. Ok, bene. Fai strada. Gran numero di orchi e goblin cercherà di sbarrarci la strada. Io sono un nano gladiatore. Se veniamo separati, continuate verso la cittadella. Lì ci raggrupperemo per l'attacco finale. Cominciamo. D'accordo, andiamo. Io dico cominciamo, d'accordo, andiamo. Beh. Andiamo avanti. La stamina. No, non consumiamo ben niente. Hanno una ballista? Oddio. Oh my god. Dio santissimo. Alla faccia della ballista, oh. Bene.
Allora vai. Bravo. Bene. Ho finito. Ho finito le munizioni. Dardi. È già morto. Attenzione, goblin! Oddio, ma come cavolo sei vestito tu? Colpo brutale. E andiamo di furia. Voglia di sfogarmi. Alla battaglia! Colpo di scudo, colpo di scudo. E noi dove andiamo? Faccio io. Faccio imbecille. Lì, all'estremità opposta di questo passaggio. Bug. Fuoco a volontà. Escono dalle fottute pareti. Ma è divertito tanto. Guardate come esplodono. Ah, queste sequenze di gioco sono quelle che preferisco in un videogame. Ok, posso anche tenere premuto. Bene. Oh! Sono un bravo ragazzo e nessuno lo può negare. Basta. Baruch Gazar!
Ma io voglio raccogliere gli oggetti, aspetta. Che cavolo è questo? Aspetta. Aspetta che torno subito, eh. C'è un orco soldato, nuova tipologia di nemico. Ok. Dai. No, lo volevo fare io, maledetto. Ah, adesso è morto. Hai perso la testa per qualcuno, amico? Ok, questa era pessima. Quanto adoro combattere così. Grande piuma, adesso ne abbiamo 5 di grandi piume. Possiamo evocare Pelera. Sento qualcosa. Che razza di creature sono? Davvero tanto ammaliati dall'oscurità da distruggersi volontariamente per colpire i nemici. Questo è preoccupante. Ma che cavolo? Ecco dove sono? Madonna. O semplicemente sono giapponesi. Basta. Altri portatori di fuoco dietro l'angolo. Portatori di fuoco, sono kamikaze, non si chiamano portatori di fuoco. Ne arrivano altri. Poi devo fare così. Stanno ancora arrivando. Un'altra ballista, ma è mai possibile? Con uno scudo. Eh sì, buonanotte. C'è una ballista laggiù. Questo si può considerare come boss, credo. Scrigno. Saccheggia tutto. Ma allora sei anche stupida. Rifugiatevi qui. Ci schermerò dalle loro frecce e dai loro dazi. Sparate agli arcieri. Sono l'unico che ha notato che ci sono degli arcieri lì. Credo di sì. Salvate la nostra amica, presto! Alzati, amico mio. Abbiamo ancora bisogno di te. Mi piace esporti a questa vita, amico mio. Aiutate la nostra amica! Prestissimo!
Eradan ha bisogno del nostro aiuto. Bye bye. Devo avere aiuto. Ciao. Ci sono ancora nemici da sconfiggere. Non voglio certo rifarlo. Questo tipo di sequenze di gioco mi ricorda tanto Orcs Must Die 2. È un gioco, un tower defense. Ma che cavolo! Oh! Madonna! Quanto vi odio! Teneteli a distanza! Tanto Andrea sta avendo un orgasmo. No, è rotto! Spero sia un rumore del gioco, ma sentivo tipo che si stava sbruciando le casse. Alleluia! Andiamo. Togliti. Sono salito di livello. Oh, sì, bene. Allora, forza. Destrezza. Cos'è volontà? Conferma. Tieni modifiche e mettiamo quanti punti. Andiamo via, non mi interessa, a sto punto non li prendo. Quante 40 dardi, non mi serve. Tra un po' finisce l'episodio, ma il cancello si è chiuso dietro di noi, siamo intrappolati. C'è una leva lassù, ma non vedo il modo di raggiungerla. Ci hanno trovati di nuovo, eccoli che arrivano.
Oddio, oddio. Questi sono... Questo è il padre di Smeagol che si è clonato e è diventato più forte, questi qui. Questo è Freddy Krueger versione orco, come preferite. C'è un fiume qua sotto. Dove? Oddio. Achievement sbloccato, castigatore di nemici. Ecco, tipo ucciso 500.347 milioni di nemici. Oh, che cavolo! Così sembra tipo una che odia la matematica. Oddio, ci sono altri. Non mi hai spaventato. Questo è quello che ti meriti per avermi spaventato. Credo di guerra, così rigeneriamo anche un po' di salute. Patto pesante. Mamma mia, oh! Smembramento leggendario. Sono quasi finito. Uccidetemi se ne avete il coraggio. Il tipico di un passare così tanto tempo a te. Apprezzo molto. Che cavolo. Sì, però non è molto comodo rispondere ai nemici qui. Sono quasi qui. Ce la fate! Oh, oh, mamma mia! Serve proprio... Ah sì, a proposito. Conferma. E io però voglio tab, ecco l'elmo, cintura di pelle usata, oh, cambio oggetto, guanti. Cambio oggetto. Dobbiamo rimettere l'altro scudo. Ok, ok. Sinceramente questa armatura... Alleluia, finalmente!
arcieri sono più in alto di noi. Non più. Basta. Acquista. Avete uno scudo decente? Faccio più danni così, quindi niente. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e tutto quanto. Se avete un canale, pubblicizzatemi. E con la nostra lama fighissima, il nostro ormai purtroppo scudo di legno, però questa lama è fighissima. Ciao a tutti e al prossimo video.